Grazie, grazie, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, prima di tutto mi presento perché vedo alcune facce conosciute, altre no. Quindi io sono, come ha detto Maurizio, sono Arianna Mereu. Mi occupo per questa fiera dell'allestimento e della selezione degli articoli per l'area tendenze e do le tendenze colore e materiali agli espositori. Sono 15 anni che lavoro nel mondo della moda, 10 anni che mi occupo di tendenze. Recentemente sono stata nominata responsabile della sostenibilità per la fiera di Pitti Filati, quindi non pelle, però insomma filati. E non ci tenevo a dirvelo per vantarmi, insomma, ci tenevo a dirvelo perché si parla di sostenibilità, ok? Allora, io penso che tutte le persone che mi stanno ascoltando in questo momento, quando ho detto sostenibilità, chi più chi meno avranno pensato, scusatemi il francesismo, che palle, eh? Allora, ormai parlare di sostenibilità rischia di diventare un po' abusato, un po' una questione di moda. Ora, io oggi qua rappresento la moda, quindi parleremo di moda, parleremo di colori, di aspetti importanti, però la moda non è solamente fare l'articolo bello, no? Ormai penso di, insomma, in questo momento credo che mi sto rivolgendo a concerie, tecnici di conceria, insomma, persone anche che si occupano degli aspetti stile delle collezioni, no? Ormai non si può più parlare di moda parlando solamente dell'aspetto degli articoli, ma bisogna essere in grado di raccontarli questi articoli, giusto? Di raccontare una storia, di raccontare come sono stati anche studiati, concepiti. Per questo io credo che una fiera come Prossima Pelle sia importante perché coniuga, io ho fatto un conosco molto bene ormai le aziende espositrici, abbiamo un dialogo sempre aperto. E oggi per me è stato bello venire qui e trovare a ogni espositore tanta passione, tanta ricerca, tanta innovazione, non solo nel presentare, dice sì, guarda, ho fatto la pelle spruzzata con il succo di frutta, quindi è sostenibile, no. Ok, trovare una vera sostenibilità, una vera ricerca nei processi. Quindi quello che secondo me le concerie in questo momento sono pronte a recepire, e la vostra presenza qua è importante in questo senso, è che le industrie chimiche non sono solamente persone che vogliono vendervi un prodotto, sono persone che spendono tempo e risorse per fare una ricerca che presto sarà imprescindibile. Perché poi quello che va a finire in fondo, diciamo, al processo, ovvero dall'industria chimica alla conceria, dalla conceria alla firma o allo stilista, è questo, che vi arriva lo stilista di Gucci, di Kering, LVMH, di aziende piccole, grandi, quello che dice: noi dobbiamo fare il sostenibile, noi vogliamo fare la linea green, noi vogliamo fare eco. E sono ormai abituati a sentirsi dire metal free, chrome free, ok? Dovete trovare un modo vostro per realizzare la sostenibilità e anche per raccontarla. E in questo le industrie chimiche, appunto, non sono solo venditori di prodotti, ma devono essere, e mi auguro che siano, dei preziosi alleati nella ricerca, giusto? Quindi bene, questo era un po' il cappellino introduttivo. Il discorso della sostenibilità è importante più che mai, anche perché sappiamo bene che dal punto di vista proprio di quello che ci circonda è diventato un argomento di grandissima attualità, non solo per quello che riguarda la pelle. Chiaramente quando si parla di sostenibilità nella pelle, chi capisce poco o nulla parla di ecopelle, pelle vegana, no? Quindi sostanzialmente, credendo di fare della sostenibilità, di fatto parla di plastica, in un momento in cui tutto si sta muovendo verso il plastic free, no? Quindi la pelle torna ad essere invece un materiale estremamente sostenibile, in quanto comunque scarto di lavorazione dell'industria alimentare, quindi è un upcycle, no? Un riciclo di uno scarto. È un momento in cui c'è tantissima attenzione su quello che è un ecoattivismo anche dalla parte delle generazioni più giovani, pensiamo, vabbè, Greta Thunberg, i Fridays for Future, quindi tutti quelli che sono i movimenti ambientalisti. E in più ultimamente, pensiamo a quest'estate,
gli incendi in Amazzonia e in Siberia, che hanno veramente attirato l'opinione pubblica sull'impatto ambientale, no? dell'uomo. Allora, da un punto di vista, diciamo, di comportamento e di reazione a questa attenzione molto marcata che c'è in questo momento sull'ambiente, io ho cercato di delineare tre possibili futuri scenari di quasi come dire di reazione, ok? A questo momento in cui tutti pensano all'ambiente. Allora, quali possono essere tre possibili comportamenti di fronte alle emergenze ambientali a cui ci troviamo davanti? Allora, ho pensato a un primo scenario che ho chiamato Simple Touch, di, diciamo, ritorno all'Eden, quindi un ritorno alla semplicità, alle cose artigianali, fatte a mano, naturali. Un secondo scenario invece è dedicato al recupero e al riciclo. Quindi, in una società consumistica come la nostra, è pressoché impossibile non creare scarti, perlomeno diamo una seconda vita ai materiali che non si possono smaltire. E un terzo scenario, virtual escape, quindi una specie di isolamento digitale, ovvero il mondo con i suoi problemi materiali non mi appartiene, non mi rappresenta, mi isolo, diciamo, in una bolla virtuale. Allora, partiamo dal primo scenario, Simple Touch. Le parole chiave sono autentico e vero, manifatture artigianali, pigmenti naturali. Chiaramente questo mondo, diciamo, è il mondo più legato ai naturali, quindi per quanto riguarda la pelle, per la concia al vegetale, ok? Per tutti gli aspetti più naturali. E c'è appunto questo bisogno, questo ritorno a un'arte lenta, a un'arte del fare, a un'artigianalità minimale, pulita, no? Un ritorno alla semplicità, alle risorse della natura. Io, facendo un giro tra i vari espositori, ho trovato diverse aziende che lavorano con biopolimeri, biomasse, che lavorano con addirittura coloranti alimentari. Quindi, insomma, è molto interessante questo discorso di, come dire, l'innovazione si può fare anche andando a prendere una tecnologia che non appartiene strettamente al mondo della pelle e provare, sperimentare, no? Che cosa succede se metto un colorante alimentare su una pelle, no? Regge? Non regge? Come faccio a farlo reggere in modo sostenibile? Ok? Quindi, ecco, a livello di aspetto degli articoli che andremo a trovare in questo mondo, e a proposito io vi invito poi anche a visitare l'area tendenze che si trova proprio dietro il desk di accoglienza della fiera, dove ci sono gli articoli sviluppati dalle industrie, divisi per mondo di appartenenza. È un mondo quasi folk, minimale, con sfumature naturali, effetti tie-dye che nel mondo moda, quindi nel mondo dell'abbigliamento, si sono visti tantissimo. Basta pensare a Dior, che ci ha fatto una collezione stupenda. Intrecci e trame, e un generale aspetto soft, di leggerezza, di delicatezza. Sono colori e sfumature presi dagli aspetti più delicati della natura, dai petali, dai funghi. Quindi aspetti irregolari, aspetti macchiati. I colori vanno dai naturali, da un bianco perla, un rame, un guscio di tartaruga, fino a passare a tre, diciamo, colori invece che io definirei dei pastelli un po' saturi, ok? Quindi non del tutto slavati, anche con un certo carattere. Un color lampone, un menta e un ghiaccio carico. Molte volte, quando faccio consulenza alle aziende, perché io mi occupo di tendenze per questa fiera, ma poi ovviamente aiuto anche le concerie a sviluppare cartelle colori, articoli e collezioni, mi chiedono: ok, i colori sono questi, ma come li devo usare? Quindi quest'anno, per cercare di venirvi incontro, ho messo anche delle mini armonie di colore. Quindi ovviamente i naturali sono molto belli usati tra di loro,
i colori più accesi sono belli quando vengono usati tra di loro, ma poi possiamo anche mescolare per esempio il rame con il verde menta e il bianco perla per un effetto leggero, estivo, primaverile, molto fresco. Allora, per quanto riguarda gli aspetti, appunto abbiamo parlato di tamponature, effetti tie-dye. Sul tie-dye vedrete due aziende in particolare qui che hanno sviluppato delle proposte molto belle. Un tie-dye veramente fatto a mano e uno invece che imita l'effetto tie-dye con un plotter. Però è interessante comunque. Intrecci artigianali ed effetti stuoia, sia che siano stuoie vere, insomma intrecci fatti a mano, oppure delle piastre che traforano, che vanno a creare questo effetto, è importante dare un effetto, come dire, raffia, ok, tridimensionale, giocando anche con le sfumature di colore, per dare profondità. Per quanto riguarda la mano, allora, io sono convinta che il 90% delle concerie che mi trovo qua davanti in questo momento ha richieste sul morbido. Tutti vogliono il morbido, almeno per quanto riguarda le aziende con cui lavoro io, morbido, morbido. Quindi pelli con spessori più ridotti, con mani morbide che imitano quasi l'agnello. Nappe morbidissime, opache, con questi effetti quasi gessati, grasse, morbide, rotonde. Allora, il secondo mondo che abbiamo ideato è Precious Plastic, quindi la nobiltà dei materiali riciclati, di recupero. Quindi recuperi e scarti, ecosostenibile e salvaguardare l'ambiente. Questo è un tema che ho elaborato a partire un po' da un'ispirazione marina. Ora si parla tantissimo degli oceani, gli oceani sono le nuove foreste, cioè è tutto un salvare gli oceani. Pensate che nell'Oceano Pacifico galleggia un'isola di microplastiche che è grande quanto l'Alaska, quanto lo stato dell'Alaska, ok? Ho messo qua una iniziativa molto interessante che ha fatto parlare tanto. Voi sapete che Pantone, quindi l'autorità, diciamo, per quanto riguarda il mondo del colore, ogni anno presenta un colore dell'anno, no? Che poi detta un po' legge per quanto riguarda la moda e anche tanti altri settori del design. Bene, questa coppia di designer, Jack and Way, ha praticamente fatto finta di far fuoriuscire una fuga di notizie su quale sarà il Pantone 2020. Molti ci hanno creduto, quindi la notizia è diventata virale, anche se era falsa, e hanno rilasciato questo Pantone 2020 che era il color, di fatto in inglese sarebbe il color corallo morto, ok? Questo bianco azzurrino. In realtà poi appunto hanno dichiarato che era una polemica, una aperta polemica contro il fatto che il Pantone dell'anno scorso era il corallo vivo, living coral, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che le barriere coralline in realtà sono morte praticamente ormai. Okay. Quindi diciamo c'è molta attenzione sugli oceani e sulle plastiche, insomma, che inquinano gli oceani. Allo stesso tempo queste plastiche possono diventare una risorsa inesauribile e un'ispirazione per materiali di recupero, materiali riciclati. Questa cosa non si applica solo alle plastiche, ok? Io ho parlato con aziende presenti in questa fiera che stanno già utilizzando enzimi e biopolimeri che sono provenienti da scarti di lavorazione di altre industrie. È molto interessante. Quindi, dal punto di vista, diciamo, dell'estetica e dell'ispirazione, questo tema si ispira agli aspetti un pochino più grezzi e colorati del recupero dei materiali. Questo è un mix di microplastiche, materiali ottenuti tramite il riciclo, il riuso, quindi un tema molto multicolor. La palette colori, infatti, diciamo, è quella più colorata tra quelle proposte, si va da un azzurro chiarissimo, purtroppo i colori qua non li vedete bene, quindi vi rinvito ad andare in area tendenze.
un rosso, un giallo, un blu, che potremmo anche definire un po' active, un po' sport, diciamo, come mondo, un menta carico e questo colore che si chiama Golden Palm, che in realtà è un verde dorato. Anche in questo caso, a livello di abbinamenti di colori, ovviamente i colori più accesi stanno molto bene insieme. Poi si può giocare con una gamma, l'ultima gamma, la gamma dei blu e dei verdi, per poi invece andare a spezzare questi blu e questi verdi con un tono dorato più caldo. Allora, ho voluto provare a immaginare che cosa succede a questi materiali esposti al sale, al vento, alle intemperie, quindi ad aspetti di corrosione, di erosione. Quindi ho pensato a piastre che incidono in negativo, che poi vengono tamponate, che vengono mosse, diciamo, con degli effetti di nuvolature, di sgocciolamenti. Oppure superfici che vengono rovinate. Ma quante volte ci è capitato di prendere in mano un legno vecchio oppure un pezzo di metallo vecchio e di dire mamma mia quanto è bello, cioè quasi più bello di quello nuovo, no? Quindi sono materiali che vengono nobilitati, che vengono resi interessanti dall'aspetto del tempo che passa, delle intemperie, delle scoloriture, schiariture, striature, craquelé. Craquelé non vuol dire necessariamente brutto, secco. Craquelé può essere anche un micro craquelé lucidissimo. Ce ne sono di stupendi in area tendenze. Una cosa che si è vista molto è questo effetto terrazzo style, ovvero tipo le graniglie. Vi ricordate le piastrelle, le graniglie, no? Quelle che andavano tanto nelle case degli anni 50, 60. Ecco, l'effetto graniglia, quindi l'idea di, come dire, triturare un materiale e riassemblarlo uniforme, in un materiale uniforme, creando questo questo effetto del corpo estraneo. Un'amalgama di elementi diversi. Può essere anche un modo diverso per interpretare un maculato. Bene, l'ultimo scenario che vi presento è Virtual Escape, quindi diciamo la fuga nel virtuale. Si esplora un po' il confine tra reale e non reale, visioni distorte, confuse, i filtri, giochi di contrasti. Allora, una cosa veramente interessante, in questo momento esistono marchi di moda virtuale. Cosa vuol dire? Addirittura un abito, questo abito bianco che vedete, non esiste, ok? È un abito sviluppato grazie a un software 3D che si può scaricare da un sito, si chiama The Fabricant, e applicarlo alle vostre foto, ok? Questo abito è stato venduto per $9,500 in un'asta di beneficenza. Però normalmente se questo software si scarica gratuitamente, si possono scaricare, insomma, outfit da indossare virtualmente. Che cosa comporta questo? Intanto comporta un superamento dei limiti del possibile, no? Per cui se io voglio mettermi una cosa con una spallina alta 4 metri, non ho il problema di trovare una modellista che me lo sa realizzare, no? Cioè, diciamo, una fantasia virtuale. È un modo, diciamo, per sfuggire ai limiti della realtà. E dal punto di vista fisico, cioè non vi chiedo di progettare pelli virtuali, ok? Però da un punto di vista fisico, ormai tante aziende di moda pensano, e ce ne sono tante anche nel mondo, diciamo, del lusso, pensano a come sarà la resa di questa pelle, di questo articolo, di questo tessuto su smartphone, su schermo, ok? L'effetto, diciamo, il fattore dell'instagrammabilità di quello che viene fatto, ormai, specialmente rivolgendosi a determinate fasce di mercato, le generazioni, diciamo, più giovani, è fondamentale, ok? Quindi di cosa parliamo? Parliamo di aspetti di esagerazione, di effetti shock, del fluido che caratterizza gli aspetti, diciamo, digitali, no? Il virtuale. Allora, questo, diciamo, nello spettro delle tendenze è proprio il tema opposto al primo che vi ho raccontato, no? Mentre nel primo si apprezzano le tattilità naturali, morbide,
i NABUC, le nappe morbidissime. Qua invece siamo proprio nel mondo del ultra liscio tecnico e virtuale. E anche sui colori abbiamo giocato con una palette shock che va da un blu scurissimo che poi si illumina con dei toni quasi neon. Ci sono tante aziende che hanno portato il fluo. E per quanto riguarda la moda, se avete visto l'ultima sfilata di Valentino, non Couture Valentino, era una sfilata fatta di bianchi con degli abiti favolosi fluo che spezzavano questa monotonia di bianchi, aveva un impatto fortissimo. Quindi, dal punto di vista dell'uso del colore, bene i bianchi con i colori forti, bene anche questi colori forti che emergono da dei fondi scurissimi come dei lampi di luce al neon, e bene anche usare, diciamo, le tonalità più forti tutte insieme in una maniera molto molto scioccante e artificiale. Dal punto di vista degli aspetti, si parla appunto di fluido, di indefinito, di pennellate digitali, quindi i filtri di fluidificazione che si possono mettere sulle immagini elaborandole digitalmente. E quindi quando si parla di fluido, di indefinito, si parla necessariamente di superfici molto lucide e molto morbide e maldeabili. Vernici morbidissime. Vernici morbidissime, nuvolature sotto vetro su spessori bassi con effetti multicolore oppure con effetti perlati, cangianti, inaspettati. Animalier alieni. A me è piaciuta moltissimo l'immagine dell'ala della farfalla, e trovo che potrebbe essere un'idea nuova per fare un animalier estivo che non sia il solito leopardo, pitone, coccodrillo, insomma. Bene, quindi questo è un riassunto dei quadri che abbiamo visto insieme, Simple Touch, autentico e vero, manifatture artigianali, pigmenti naturali, Precious Plastic, recuperi e scarti, ecosostenibile, salvaguardia ambientale, Virtual Escape, reale non reale, distorsioni digitali, giochi di contrasti. Nella borsina che avete preso all'ingresso, se l'avete presa, se non l'avete presa prendetela, dovreste trovare questa cartolina. Scaricando un'app sul telefono per leggere i codici QR, inquadrate il QR code e questa presentazione che avete visto la potete scaricare e consultare quando volete. Altrimenti qui ci sono i miei contatti e io sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono a disposizione. Grazie.